Allora, riprendiamo oggi il discorso che avevamo iniziato ieri, no? Sulle prime principali istruzioni di programmazione in linguaggio C. Tanto per riagganciare il discorso, ricordiamo che ogni programma scritto in linguaggio C è contenuto all'interno di una funzione che si chiama main, dichiarata in questo modo, e capiremo cosa vuol dire questo int e questa parentesi, vi dicevo, molto più avanti nel corso, per ora teniamole così. All'interno di questa funzione main, quindi questo vale per tutti i programmi che si scriveranno mai in linguaggio C, ci sono due parti diverse di codice. Una prima parte che comprende la definizione di variabili, in cui io dico al compilatore quali variabili voglio utilizzare e di ciascuna variabile definisco il nome che voglio attribuirvi e il tipo di dati che dovranno essere contenuti all'interno di questa variabile. Quindi in questo caso abbiamo visto variabili di tipo intero che si dichiarano semplicemente con la parola chiave int, seguita dal nome della variabile, punto e virgola. Se uno volesse dichiarare variabili, esistono altri tipi di dato in C, no? Uno di quelli che useremo presto è la variabile reale. La variabile reale si dichiara con la parola chiave float anziché la parola chiave x. Perché si chiama float? Deriva dal tipo di codifica interna, si chiama codifica in virgola mobile, in floating point, di cui vedremo qualcosa più avanti quando cercheremo di capire l'aritmetica dei numeri reali. Ma dal punto di vista del linguaggio, int sta per variabili intere, intera significa codificata in complemento 2 su 32 bit su questo compilatore. Float è una variabile anch'essa su 32 bit, ma è codificata secondo la codifica delle variabili in virgola mobile, che per ora non conosciamo ancora, ma ciò non ci impedisce di usarle. Quindi noi usiamo int come valori interi, relativi, positivi e negativi, float invece per valori reali. Poi vedremo, se guardate le slide, vi fa un elenco di tanti altri tipi di dato supportati dal linguaggio C, alcuni dei quali sicuramente il char studieremo tra breve, ma per il tipo di programmini che faremo in questo momento ci bastano solamente per il momento valori numerici, no? Che sono i due tipi di dato principali. Il tipo determina, no, la natura dei dati che posso memorizzare all'interno delle variabili. Ecco, già che ci siamo in fase di ripasso, aggiungiamo qualche informazione in più sul nome della variabile. Che nome posso dare a una variabile? Allora, qui abbiamo visto alcuni esempi. Posso dare il nome di una lettera, M, X, N, maiuscola o minuscola. E nel linguaggio C, a questo dovete fare attenzione, lettere maiuscole e lettere minuscole sono diverse, differenti, indipendenti. Per cui la variabile x minuscolo e la variabile x maiuscolo sono due variabili diverse, separate, come se chiamassero x e y. Si dice che il C è un linguaggio case sensitive, ossia sensibile al case, ossia al fatto che le lettere siano maiuscole oppure minuscole. Quindi sono variabili distinte, ma attenzione, anche se int me lo scriveste maiuscolo così, sarebbe sbagliato. Perché lui int deve essere scritto in lettere minuscole, quindi non, cercate di non compiere questi errori molto semplici. Il nome di una variabile può essere di una singola lettera oppure può essere di più lettere, la chiamo, non so, l'area di un rettangolo, potrei chiamarlo area. Potrei chiamarlo X2, il nome può contenere delle lettere o delle combinazioni di lettere e numeri, area
51, combinazione di lettere e numeri a mio piacere, x3 di 2, purché si inizi con una lettera e non con un numero, perché altrimenti, no, il compilatore si confonderebbe se io scrivessi 3x, lui, quando vede quel 3 non potrebbe capire se è all'inizio del nome di una variabile o se è all'inizio di un numero che sto scrivendo. Quindi per sintassi il primo carattere deve sempre essere una lettera maiuscola oppure minuscola e i successivi caratteri, lunghi quanto volete, possono essere lettere oppure numeri oppure segno di sottolineatura che viene trattato a tutti gli effetti come una lettera, ma è abbastanza antiestetico, quindi non, a me non piace tanto. Ovviamente potete mescolare anche qua le lettere maiuscole e minuscole come volete, sono tutti nomi, generano tutti nomi diversi. Quindi tutti i nomi legali sono composti da miscugli di lettere maiuscole, lettere minuscole, segno di sottolineatura e numeri, cifre numeriche, in qualunque combinazione purché il primo carattere non sia un numero. La regola più complicata da dire che non da applicare. Potendo avere tutta questa libertà nella scelta dei nomi delle variabili, sarebbe opportuno scegliere dei nomi significativi. No? Diamo un nome a una variabile che ci ricordi, al compilatore non interessa che nome diamo, no? Perché tanto quel nome non è altro che un surrogato di un indirizzo di memoria, a lui interessa solo sapere dove va a finire quel valore in memoria. A noi programmatori interessa perché chiamare le variabili ABCD e FG e poi usarle per scopi diversi, oppure chiamarle come dato, risultato, valore, conteggio, numero, dargli il nome alle variabili che ci ricordino il significato che assume quella variabile, i valori di quella variabile, ci aiutano di molto, rendono il codice molto più leggibile, quindi più facile da scrivere, più facile da leggere, correggere, eccetera. Quindi scegliamo dei nomi possibilmente significativi per le nostre variabili. Dicevamo, abbiamo iniziato questo discorso sulle variabili dicendo che la funzione main è fatta sempre di due blocchi, un primo blocco in cui si definiscono le variabili e un secondo blocco, che in realtà è molto più grande di solito, in cui ci sono le istruzioni eseguibili, quindi c'è il programma vero e proprio. Istruzioni che possono a questo punto usare tutte le variabili che sono state definite sopra. Ricordiamoci che le variabili nel momento in cui vengono definite non sono ancora inizializzate, quindi non hanno ancora nessun valore iniziale noto e quindi è buona norma inizializzare una variabile come prima cosa, prima di usarla, per non rischiare di usare un valore, diciamo pure casuale, anche se in realtà non è un vero valore casuale, ma è il valore che si trovava lì prima che mi sedessi io, in quella locazione di memoria. In realtà in C, sempre qui aggiungiamo dettagli quando riprendiamo le cose, è possibile combinare in un'unica istruzione la dichiarazione della variabile e la sua inizializzazione. Cioè io avrei potuto scrivere int a uguale 0 nella parte dichiarativa, no, del main, dove definisco le variabili, posso, nel momento in cui definisco una variabile, attribuirle subito il valore iniziale. Anche questo, forse è consigliabile rispetto al farlo dopo, sperando di ricordarsi di farlo dopo. Quindi magari ci prendiamo l'abitudine, almeno per le variabili più importanti, ricordiamoci di dichiararla inizializzandola subito. Questo qui chiaramente è equivalente a scrivere int a e poi più. Guarda, è caduto il mouse. E poi più avanti mettere a uguale 0. È la stessa cosa, però fatto tutto insieme, diciamo così, causa meno errori. Questo lo possiamo fare sempre quando conosciamo, o perlomeno quando il valore iniziale di una variabile può essere, è già noto, è una costante, so già che deve valere 0. Se invece questo valore iniziale della variabile dipendesse magari da un dato che mi inserisce l'utente, allora non lo posso inizializzare subito appena la dichiaro perché non so ancora quale sarà questo valore. Dovrò prima chiederlo all'utente. Quindi la sintassi di dichiarazione delle variabili è semplicemente tipo nome, eventualmente valore iniziale.
Tolgo questo perché se no dichiarare due volte una variabile con lo stesso nome dà errore, quindi le cancello da qua. Prima di arrivare alle istruzioni eseguibili, commentiamo ancora le prime due righe del programma che ci siamo trovati gratis, su cui non abbiamo riflettuto molto. Che cosa sono, cosa significano e cosa ci stanno a fare? Queste sono istruzioni che a rigore non sarebbero istruzioni del linguaggio C, ma sarebbero istruzioni di un cosiddetto preprocessore C. Il preprocessore è un programma che fa parte dei vari passi di compilazione, è un programma che viene eseguito prima della compilazione vera e propria del sorgente, del programma, e permette di fare delle operazioni di fatto di ricerca o sostituisci di testo comandate da alcuni comandi che iniziano tutti con un simbolo di cancelletto nella prima colonna, quindi deve essere la riga nuova, e in particolare vedremo due di questi comandi, uno si chiama include e l'altro si chiama define, tra i comandi del preprocessore. Cosa fanno queste operazioni di preprocessing? Beh, come dice il nome, fanno un'elaborazione preliminare sul file, per dare al compilatore un file che sia già stato parzialmente elaborato. In particolare questo comando include, come dice il nome, include all'interno di questo file sorgente main.c che sto scrivendo una copia integrale di un altro file. E perché dovrei farlo? Ma perché magari in quest'altro file ci sono definite delle funzioni o delle variabili che a me potrebbero servire. Allora, tutte le volte che dobbiamo utilizzare delle funzioni della cosiddetta libreria standard, cioè un insieme di funzioni che sono già disponibili insieme al compilatore, e ne vediamo tra un secondo una, quella che useremo di più, ma poi ce ne sono decine, dobbiamo innanzitutto dire al compilatore dove sono definite queste funzioni, che dire che esistono, come si chiamano, in modo che il compilatore poi possa riconoscere quel nome di funzione che scriviamo come un nome valido oppure no. Cioè io non posso scrivere, quindi chiaro due variabili a caso, x e y, adesso non c'entra con il nostro programma, ma non potrò, se io dovessi scrivere y uguale seno di x, x il compilatore sa che cos'è perché l'ho definita come variabile reale, magari l'inizializzo a 0,372 come un angolo in radianti che non so che cosa saranno, 10 gradi, qualcosa del genere. Y è una variabile reale, l'ho definita. La funzione seno che cos'è? Allora, scopriremo che il compilatore C ci mette già a disposizione una serie di funzioni, tra cui la funzione seno, che è come tutte le altre funzioni trigonometriche, le radici, eccetera, eccetera, le esponenziali, tutte le funzioni matematiche. Però il compilatore, se vi mettete nei suoi panni e lui vede solamente questo pezzo di codice, come fa a distinguere questo da un'ipotetica funzione ABCD che non esiste? Ma per lui sono la stessa cosa. Come fa a dire che la prima è buona e la seconda no? Da qualche parte devo avergli fornito l'elenco di tutte le funzioni che esistono. Questo glielo fornisco includendo una serie di dichiarazioni che sono raccolte in un gruppo di file che hanno estensione strana, punto H, H sta per header, intestazione, no? Sono file di intestazione, che contengono all'interno tutta una serie di definizioni. Allora, quando voglio usare le funzioni matematiche, posso farlo solamente se faccio leggere al compilatore, come prima cosa, le funzioni che sono definite nella libreria matematica math.h. Il file math.h contiene la definizione di tutte le variabili, scusate, di tutte le funzioni che sono ad esempio elencate qua. Infatti lo vedete nella pagina di aiuto che vi descrive la funzione seno, dice, beh, questa funzione seno, per usarla devi includere math.h. Quindi ci sono
diverse librerie che si possono includere, no? Nella libreria standard C. Noi alla fine ne useremo in questo corso 4 principalmente, esclusivamente 4, che vi posso scrivere qua, poi c'è la, vabbè, con io.h, ctype.h, ma le 4 principali sono queste. Le prime due le useremo praticamente sempre, hanno un nome strano, STD, so perché sono nomi condensati, no? STDlib sta per Standard Library, libreria standard, dove ci sono le funzioni più di base. STDIO sta per Standard Input Output, che contiene tutte le funzioni, come dice il nome, di Input Output, quindi di lettura e scrittura dati. Queste due praticamente non possono mancare mai. Poi, se dobbiamo fare dei calcoli con i numeri reali, molto probabilmente ci servirà mat.h. Quando dovremo fare dei calcoli invece con del testo, con delle stringhe di testo, useremo probabilmente anche le funzioni definite all'interno di string.h. Okay, quindi se usate una funzione e il compilatore vi dà errore sulla chiamata di funzione, probabilmente avete dimenticato di includere la dichiarazione delle funzioni della libreria corrispondente. Non fa mai male includere librerie che non usiamo, perché tanto definisce dei nomi di funzioni in più, se poi non le usiamo nel main, non è che siamo obbligati a usare tutte le funzioni matematiche solo perché è incluso math.h. Uso quello che mi serve, eventualmente anche nessuna. Ma quindi abbondare non è errore, non è peccato. Quindi all'inizio del programma di fatto precarichiamo i nomi delle funzioni che potremmo utilizzare, come minimo di queste due librerie, eventualmente di altre. E poi veniamo alle istruzioni eseguibili. Quindi questa era tutta la premessa, inclusioni, definizione del main, dichiarazione delle variabili e poi finalmente comincia il programma. Istruzioni eseguibili ne abbiamo viste finora di un tipo. Allora questa qua la togliamo, scusate questo ABCD perché la funzione non esisteva. Un tipo di istruzione eseguibile che abbiamo visto è questa, è l'uguale, che ieri abbiamo chiamato istruzione di assegnazione. Assegna a una variabile un'espressione anche complicata, che ne so, per il coseno di y, metto una cosa a caso, è tutto sotto radice quadrata perché ci serve. Un'istruzione di assegnazione è fatta da un segno uguale con alla sua sinistra il nome di una variabile, alla sua destra un'espressione che può andare da un'espressione molto semplice, tipo una costante, a un'espressione anche complicata, nel quale vengono usati vengono usate delle funzioni matematiche, vengono usati degli operatori che sono più o meno per diviso, gli operatori matematici, vengono usate le parentesi tonde e vengono usate le variabili che abbiamo dichiarato nel programma, delle quali variabili verrà utilizzato per fare il conto di quell'espressione lì, verrà utilizzato il valore corrente. Per complicata che sia quell'espressione, alla fine esce fuori un numero. Quindi il lavoro del compilatore è quello di fare in modo che di tutta questa espressione qui venga valutata, cioè venga calcolato il valore che assume quell'espressione a fronte di un certo valore di x, un certo valore di n, un certo valore di y, calcola quel valore e lo rimpiazza, lo sostituisce al posto di questa espressione qui e poi memorizza questo valore all'interno, in questo caso, della variabile y, dopo averlo calcolato. Quindi stiamo sempre parlando di calcolare un numero e memorizzarlo dentro una variabile. Nel momento in cui è stato memorizzato, ma anche prima, nel momento in cui è stato calcolato, il numero si dimentica subito da dove proveniva. Se è 7 è sempre 7, non dipende più da x, né da n, né da y. È solo il risultato che vedete sul display della calcolatrice, quello è il risultato. Se subito dopo dovesse cambiare x, cambiare n, cambiare y, quel numero lì non cambia più. Non ho creato un legame tra y e le variabili dipendenti a destra dell'uguale. Ho calcolato un numero e me lo sono trascritto all'interno di una variabile. Abituiamoci a ragionare così. Istruzione di, abbiamo detto, assegnazione.
cioè uguale. Si usa l'uguale. Variabile, uguale, espressione. Punto e virgola. Ci facciamo poco se conosciamo solamente le istruzioni di assegnazione all'interno di un programma. Perché un programma sia utile deve poter come minimo anche interagire con l'utente. E infatti nel nostro esempio di programma abbiamo detto voglio fare un programma che faccia la somma di due numeri, abbiamo detto ok, l'assegnazione sarà n più m, adesso andiamo, cancello i giochini che abbiamo fatto la volta scorsa. Il vero calcolo sarà risultato uguale a n più m, ma n e m quanto valgono? Lo decide l'utente del programma. Allora, il programma dovrà innanzitutto chiedere all'utente di inserire un dato. E poi, una volta che ho calcolato il risultato, sapere che il programma conosce il risultato mi soddisfa solo a metà, perché poi vorrei anche vederlo quanto vale questo risultato. E quindi mi serve anche stampare questo risultato. Quindi, oltre alle istruzioni di assegnazione, che sono le più semplici, ci serve come minimo conoscere le istruzioni di input-output, lettura e scrittura dati. Input è il programma che legge dall'utente, output è il programma che scrive verso l'utente. Leggere e input sono sinonimi, stampare e output sono sinonimi. Useremo stampare anche se in realtà non c'è la stampante, stampiamo video, è un termine che è rimasto storicamente da quando gli schermi video non esistevano, esistevano solamente le stampanti. L'input-output in C è un argomento molto articolato, nel senso che ci sono molte funzioni anche complicate, noi cominciamo sempre con le versioni semplici, poi via via vedremo le versioni più estese. Allora, leggere un valore significa acquisire da tastiera quel valore. Il modo più semplice, la funzione più semplice per farlo è una funzione che si chiama scanf. L'avevamo già vista di corsa in un esempio precedente, ma adesso scanf è un nome strano che combina la parola scan, che vuol dire analizza, scandisci i prossimi caratteri che inserisce l'utente e analizzali, F sta per formatted, secondo un certo formato. Quindi analizza ciò che l'utente ha inserito, formattato, che avrà inserito formattato in un certo modo, che adesso ti spiego. E io devo dire alla funzione scanf due cose. Qual è il formato nel quale mi aspetto che l'utente abbia inserito i dati che mi servono? Cioè l'utente avrà inserito un numero intero? Avrà inserito un numero reale? Avrà inserito un nome? Avrà inserito un simbolo? Avrà inserito una data? E allora lui per poter analizzare che cosa arriva deve innanzitutto sapere in che formato è scritto. Prima cosa. La seconda cosa che devo dirgli è, una volta che ho letto e verificato che il dato è stato inserito nel formato corretto, lo me memorizzamelo dentro qualche variabile. No? Perché solo sapere che il computer ha analizzato i dati dice sì, l'utente l'ha scritto giusto, sì, ma quanto vale? No, quanto vale me lo metto in qualche variabile così me lo ricordo. Quindi devo chiedere due cose, analizza ciò che l'utente ha scritto e memorizzamelo da qualche parte. Allora, questo avviene con due parametri della funzione scanf. La funzione scanf, tra parentesi, deve avere almeno due cose. La prima è una stringa, tra virgolette, che indica, pardon, il formato in cui vogliamo leggere i dati. La seconda è il nome di una variabile nella quale vogliamo memorizzare i dati. Sono simboli strani, ma vogliono dire leggi dall'utente un numero intero per 100D e memorizza nel valore del numero intero che ha inserito l'utente all'interno della variabile n. È come se scrivessi n uguale ciò che l'utente ha scritto. Scanf legge, primo parametro della scanf, tra virgolette, il formato in cui l'utente dovrà inserire i dati,
virgola, variabile nella quale voglio memorizzare il dato. Nel caso della scanf, il nome della variabile deve essere preceduto da un simbolo di IE commerciale. Per ora ve la dico come dogma. Si fa così, punto. Nella scanf la variabile davanti deve avere l'IE commerciale. Se no è un errore, se no non funziona il programma. Più avanti capiremo qual è il significato vero di quell'IE commerciale. Ha a che fare col passaggio by value o by reference delle variabili, ma lo potremo capire solo quando vedremo le funzioni. Ma nulla ci impedisce di usarlo già correttamente da subito. Solo nella scanf vale questo, per ora, fino a quando non lo capiremo bene. Leggetelo come dentro. Leggi un numero intero dentro la variabile n. Numero intero, perché numero intero? Ma perché la funzione scanf, la funzione scanf, se vediamo com'è dichiarata, qui poi impareremo anche a leggere queste cose poco per volta. La funzione scanf riceve un formato, virgola, puntini, puntini vuol dire, e altri parametri. Questo formato è composto da una serie di, lui chiama caratteri di controllo, di simboli che specificano a chi? Alla funzione scanf, qual è il formato in cui appunto mi aspetto che l'utente abbia scritto il dato. I formati più importanti, quelli che inizieremo a usare da subito, sono il formato %d, un intero decimale, cioè scritto in base 10, l'utente ha inserito un intero. E ovviamente quando dico alla scanf leggi un valore intero, cioè %d, questo valore dovrà essere memorizzato in una variabile di tipo int. Oppure %f, un numero in virgola reale, in floating point, in virgola mobile, un numero reale. %e e %d sono modi alternativi di farlo, ma normalmente si scrive %f. Quindi quando devo leggere un numero reale inserito dall'utente, inserirò %f e specificherò una variabile di tipo reale, di tipo float. Quindi noi abbiamo per ora visto due tipi di dato, due tipi di variabile, int e float. Quando devo leggere una variabile int, devo leggerla dicendo al compilatore, guarda che leggila come se fosse un numero intero, %d. Quando voglio leggere un valore reale, dovrò dirgli, guarda che leggila come se fosse un numero reale, quindi codificala in modo opportuno e memorizzala in una variabile di tipo float. Gli altri tipi di caratteri di controllo li vedremo man mano, no? Che impareremo nuovi tipi di dato, in particolare %c per i caratteri, %s per le stringhe. Gli altri si usano molto poco, li useremo molto poco. Quindi nel caso in cui debba leggere un numero intero è così, nel caso debba leggere un numero reale sarà %f è commerciale x. Ricordiamoci che x era definita come float. La sintassi è la stessa, tra virgolette il carattere di controllo che specifica il formato e poi fuori dalle virgolette, virgola e commerciale il nome della variabile. Con %d ci deve essere una variabile int, con %f ci deve essere una variabile float. In questo caso lo metto come commento perché non fa parte di questo programma, lo lasciamo solo come esempio. In questo caso cosa fa il programma? Si ferma e aspetta che l'utente inserisca un numero. Concludendo l'inserimento col tasto invio, con l'enter, il numero viene acquisito dal programma, viene analizzato, scan, alla ricerca di numeri decimali, e nel caso in cui l'utente abbia effettivamente inserito un numero decimale, questo viene convertito in binario, in complemento 2, ma non ce ne accorgiamo, è memorizzato dentro la variabile n. E quindi subito dopo potrò leggere la variabile m.
Quindi virgolette, per cento, sempre variabile intera e commerciale M. Ok? Allora, a questo punto l'operazione, la riga 41, calcola la somma di n del valore corrente di m. Qual è il valore corrente di m? Beh, il valore corrente di una variabile è sempre uguale all'ultimo valore che ci ho messo dentro. Ci ho messo dentro un valore nella riga 33, leggendola dall'utente. E il valore corrente di m è quello che ci ho messo dentro nella riga 38, che l'ha acquisito dalla tastiera dell'utente. Quindi n più m è la somma del valore che l'utente aveva inserito qui più la somma del valore che l'utente aveva inserito qui. La somma di questo lo metto nella variabile che ho chiamato risultato, che è un'altra variabile intera. Alla fine vogliamo stampare il risultato, cioè mostrare a video il risultato della somma. Per far questo usiamo un'istruzione che è l'esatto contrario della scanf, si chiama printf. La scanf acquisisce dei dati dall'utente, dalla tastiera. La printf stampa a video, visualizza sullo schermo dei dati, dei messaggi. E in questo caso vogliamo stampare un numero intero che è il valore corrente della variabile risultato. Anche qui print vuol dire stampa, f sta per formattato, un formattato in qualche modo. E quindi anche qua dovremo come primo parametro specificare il formato in cui vogliamo stampare il dato e poi il dato vero e proprio. In questo caso vogliamo stampare la variabile risultato. E il formato sarà lo stampo come numero intero. I formati, le lettere, no? I codici di controllo che specificano i formati di stampa sono molto simili, anche se non del tutto identici, ai caratteri di controllo che specificano i formati di lettura. E poi ho quest'ultima istruzione che mi aveva già messo return 0, che la lasciamo lì, che indica che il programma è finito, è terminato senza errori. Ritorna al chiamante, ritorna al sistema operativo. Interrompi il programma. Il significato dello 0 lo vedremo quando vedremo il significato del main. Ok, così il programma è completo. Vediamo solo se ci sono da togliere, sì, queste parti qua. Le commento per non cancellarle. Tutta questa parte qua non ci serve, così ci evitiamo di avere degli errori o dei warning sulle parti del programma che non c'entrano nulla. Quindi il nostro programma di fatto ha 5 istruzioni: int n, m risultato, scanf di n di m, fai la somma e stampa il risultato. È stato più che altro un pretesto per ragionare sulle istruzioni che non un programma. Allora l'ho scritto, lo compilo. Zero errori, zero warning, meno male. Lo eseguo. Faccio partire col tastino run. E qui il programma è partito. Vedete che questa finestra mi dice che questa finestra è relativa al programma in esecuzione che si chiama primo.exe. L'abbiamo già visto la volta scorsa, brevemente, che sembra che tutto si sia bloccato, in realtà non si è bloccato, è semplicemente fermo, il programma è arrivato a questa istruzione e sta aspettando che io inserisca un valore. Quindi inserisco il valore di 3, ad esempio, però non è ancora finito, perché non ho ancora battuto invio, premo invio, il programma, spero che sia successo, ha letto il mio 3 e l'ha messo dentro n, metto 7, il programma adesso è fermo alla riga 41, sta aspettando che io inserisca un dato per poterlo analizzare, inserisco il dato, batto invio,
e lui stampa 10, che è la somma di 3 più 7. E poi quei messaggi sotto sono messaggi del compilatore che mi dice guarda che il programma adesso è terminato, quindi lascia stare. Se vuoi premi un tasto e la finestra si chiude e torni all'editor. Ok? Allora questo fa già il suo lavoro, lo fa in modo un po' bruttino perché non c'è nessuna interazione guidata con l'utente. Quindi noi impareremo subito a non far mai una scanf, una lettura di un dato, senza aver prima detto all'utente che cosa deve inserire. Quindi in realtà, prima di leggere un dato, dovrò scrivere un messaggio, ad esempio inserisci il primo numero. L'istruzione printf può essere usata o per stampare delle variabili, printf per 100D, o per stampare dei messaggi. Semplicemente, tra virgolette, metto il messaggio, anziché mettere il carattere di controllo, metto il messaggio che voglio stampare. E qui la stessa cosa, inserisci il secondo numero. Scanfdm, e potrò stampare il risultato vale. E poi stampa del risultato. Ricordiamoci sempre dei punti e virgola, al termine di ogni istruzione. Il risultato vale due punti, spazio, e poi la printf dopo stamperà il numero. 10, 8, 7, quanto viene. No? Quindi stampo degli inviti a inserire il dato. E poi lo leggo effettivamente. Quindi questo programma, una volta ricompilato e verificato che non dia nessun errore, nessun warning, fa la stessa cosa, ma un pochino più facile da usare. Inserisci il primo numero 55, inserisci il secondo numero meno 7, il risultato vale 48, che è giusto. In realtà io posso anche nell'istruzione printf mescolare due modalità di stampa di messaggi e stampa di valori e posso scrivere il risultato vale per 100D. Virgola risultato. E quest'ultima istruzione che cosa ho fatto? In un'unica istruzione di stampa ho impostato la stampa di un messaggio che al suo interno contiene dei caratteri di controllo. Cosa fa l'istruzione printf? Beh, stampa uno dopo l'altro le lettere del messaggio così come sono, poi quando trova un carattere di controllo, anziché stampare il simbolo di percento, la lettera D, va a pescare fuori dalle virgolette la variabile che trova e ne mette il valore corrente al posto del carattere di controllo. Quindi normalmente anziché fare due stampe diverse, una del messaggio e una del valore, si fa tutto insieme ovviamente, è più comodo. Qui descrivo il formato in cui voglio stampare la riga, il risultato vale e poi un numero. Adesso lascio entrambe le stampe così vediamo che non c'è nessuna differenza. Ricompilo. Rieseguo, 33 e 22, fa 55, e mi dice il risultato vale 55, questa è la prima stampa, e poi di seguito tutto attaccato scrive di nuovo il risultato vale 55. Beh, meno male che scrive di nuovo 55, è un po' brutto il fatto che lo scriva tutto attaccato, tutto di seguito. Vorrei che andasse a capo, dopo aver fatto la prima stampa. Allora, come faccio a dire alla funzione printf vai a capo? Teniamo presente che dopo questi due punti, risultato vale due punti, eravamo contenti che non fosse andato a capo, perché volevamo scriverci il 55 a fianco. Risultato vale 55 subito dopo. Dopo questa non è andato a capo. Il problema è che doveva andare a capo dopo questa. Prima di questa.
Quindi dopo aver stampato il numero vorrei che andasse a capo. Come si fa a indicare alla printf che deve andare a capo? Beh, si usa anche qua un carattere speciale, un codice di controllo che in questo caso si chiama barra n, backslash n. Il backslash serve per introdurre i caratteri di controllo, dei caratteri speciali, come la capo, la tabulazione e poco altro. N sta per new line, nuova linea, a capo. Quindi tutte le volte che quando stampiamo qualcosa vogliamo andare a capo, inseriamo questa combinazione barra n, la printf non stamperà una sbarra e poi la n, ma stamperà un comando di a capo che fa sì che la stampa successiva, cioè che verrà stampata successivamente, si troverà sulla riga successiva. Quindi è abbastanza buona norma terminare ogni operazione di stampa con una capo, in modo che la stampa successiva parte da una riga vuota, una riga libera. È l'invio, è la capo questo. Quindi il risultato vale numero intero a capo. Numero intero quale? Lo pesco dalla variabile che sta fuori dalle virgolette. Quindi riproviamoci. Cos'è? C'è ancora aperta? Perché non me la lascia compilare? Non c'è il programma. Vabbè, si è confuso. Allora, in questo caso, dopo il primo risultato vale 55, correttamente, in modo un pochino più ordinato, va a capo. Nelle scanf non è stato necessario inserire la capo, perché in realtà è l'utente che battendo l'invio manda a capo il cursore lampeggiante, quindi non è necessario che il programma lo faccia. In realtà la printf la posso ancora complicare un po' di più, perché potrei dire... Potrei voler stampare la frase seguente: il risultato di 3 più 7 vale 10. Allora, il formato, proviamo a stamparla, dovrebbe essere il risultato di numero intero più numero intero vale numero intero, a capo. Questo è il formato della frase che vorremmo stampare. E semplice, va bene, si può fare, si possono mettere tanti caratteri di controllo quanti ce ne servono. L'importante è poi dopo specificare da quali variabili deve essere preso ciascun numero intero. La printf li prende in ordine, quindi fuori dalle virgolette, qui c'erano tre caratteri di controllo e la printf si aspetta fuori dalle virgolette di avere tre variabili. In realtà potremmo anche scrivere tre espressioni. Non necessariamente variabili singole, ma anche dei calcolini, no? Direttamente delle espressioni aritmetiche o che fanno uso di funzioni matematiche. Nel nostro caso ci bastano delle variabili semplici. Allora, si aspetta tre variabili perché tre sono i caratteri di controllo. Il primo carattere di controllo verrà sostituito dal valore corrente della prima variabile. Il secondo carattere di controllo viene sostituito dal valore corrente della seconda variabile e così via, in ordine. Quindi in questo caso sarà n, m il risultato. E punto e virgola non dimentichiamolo mai. Quindi quando lui incontra questo percento di,
lo sostituirà col valore della prima variabile che incontra, che in questo caso è la variabile n. Poi stampa il simbolino di più, poi trova un altro percento d e lo sostituirà col valore della seconda variabile che incontra, in questo caso la m. Poi stamperà spazio vale spazio, poi incontra un altro percento d e quindi stamperà il valore della terza variabile che incontra, che è la variabile risultato. E poi manda a capo la linea stampata. Questo Vediamolo. C'è il primo numero 11, il secondo numero meno 4. Risultato di 11 più meno 4 vale 7. Adesso col più meno un po' antiestetico, ma è quello che gli abbiamo chiesto di fare. Ovviamente lui non pensa, lui fa. Gli abbiamo detto scrivi un segno più. Ok? Sì. Allora, lui dice. Possiamo dirgli di omettere il segno più nel caso in cui il secondo numero sia negativo? Certo che possiamo, dobbiamo imparare come. Sarebbe sbagliato non metterlo e basta. Cioè, se io non omettessi questo segno più, il programma funzionerebbe meglio in questo caso. Perché 11 meno 7, o meno 4, non mi ricordo cosa avessi messo, me lo scrive così. È più bello da vedere, ma se io poi, se il mio utente invece inserisse due numeri positivi, il più ci vorrebbe, no? Quindi questo è un primo caso, e ci dà lo spunto lui di trattarlo, in cui il comportamento del programma deve dipendere dal valore specifico di un dato. Dato il quale non conosceremo, anzi noi programmatori non conosceremo mai. Perché dipenderà da che cosa ha in mente l'utente che userà il nostro programma domani, tra un anno, tra 10 anni e quali dati l'utente inserirà. Il programma deve essere pronto a funzionare in entrambi i casi. Non è che posso dirgli, guarda, se il numero è positivo usa questo programma, se è negativo usa quest'altro che l'ho ritoccato, no? Il programma dovrà da solo capire qual è la cosa giusta da fare. Anzi, cancello l'ultima frase che ho detto, perché ho detto il programma dovrà capire, il programma non capisce mai. Il programmatore dovrà capire cosa far fare al programma in modo che sia la cosa giusta da fare in entrambi i casi. Allora, noi che abbiamo giocato un pochino la settimana scorsa con i diagrammi di flusso, sappiamo che la cosa giusta da fare è qui, è compiere una scelta. Se il secondo numero, il valore di m, è positivo o nullo, allora stampa il più, stampa quella frase lì col simbolo di più. Se il valore di m invece è negativo, allora stampa una frase identica a quella, ma senza il simbolino di più, perché c'è già il meno. Siete d'accordo? Allora, in C come si realizza questo diagramma di flusso? Una scelta. La scelta si codifica con un'istruzione, è molto semplice, si chiama if. La sintassi del linguaggio C per compiere una scelta è questa. If, parentesi tonde, condizione, aperta graffa, cosa fare se è vero, se la condizione è vera. Else, aperta graffa, cosa fare
se la condizione è falsa. E dopo questa seconda graffa ci sono le cose a fare in entrambi i casi. È il rombo del diagramma di flusso, no? In cui abbiamo un prima, abbiamo delle cose che abbiamo fatto prima, che non disegno, ma qua c'era la lettura, c'era il calcolo della somma. Poi abbiamo il rombo che contiene la condizione. Questa condizione può essere vera oppure falsa. Se è vera faccio certe cose, se è falsa ne faccio altre, dopodiché ricongiungo le due possibilità, ricongiungo i due flussi di esecuzione e vado a fare altre cose dopo che sono da fare comunque, sia che fosse vera che fosse falsa, perché passo a fare altro. Allora, in C questo si scrive, appunto, if, aperta tonda, la condizione, aperta graffa e chiusa graffa, le istruzioni da compiere nel caso vero, else, aperta graffa e chiusa graffa, le istruzioni da compiere nel caso falso. Chiameremo blocco if e blocco else. Blocco vero o blocco falso. Dopo il blocco falso, dopo il blocco else, automaticamente il flusso di esecuzione si ricongiunge. Non c'è nulla da scrivere di particolare sotto la riga 64. Ho detto cosa fare se è vera, ho detto cosa fare se è falsa. Chiusa graffa vuol dire, da adesso in avanti, sono uscito dalla condizione di scelta e riprendo il flusso originale del programma. Ok? Che cos'è questa condizione? Ma la condizione è una qualunque espressione che coinvolge delle costanti e delle variabili, il cui valore sia valutabile come vero o falso. Normalmente una condizione è un'espressione di confronto. Un numero è maggiore di un altro, è minore di un altro, è diverso, è uguale, maggiore uguale, minore uguale. Quindi le condizioni normalmente, chiudiamolo qua come commento, commento lo metto dopo perché se no me lo scrive in grigio e non si legge bene. Condizione è un'espressione che assume, può assumere, un valore vero o falso, solitamente si tratta di confronti. E confronti in C possono essere confronti A maggiore di B, A minore di B, A maggiore uguale B, A minore uguale B, e poi ce ne sono ancora due che sono l'uguale e il diverso, che okay, ci sono sei possibili operatori di confronto. L'uguale si scrive così, A uguale uguale B. Aprite bene la vista, qui c'è scritto uguale uguale. L'operatore in C che confronta due numeri e si chiede se sono uguali, si scrive uguale uguale. Da non confondere con il singolo uguale, che è invece l'operatore di assegnazione, che prende il valore di B e lo mette dentro A. Qui non prende niente,
Guarda A, guarda B e dice sono uguali, vero, non sono uguali, falso. Ok? Quindi in una condizione di un'istruzione if, più avanti quando vedremo anche di un'istruzione while, non ci vuole mai l'uguale singolo, ci vuole sempre l'uguale doppio, che è l'operatore di confronto. L'uguale singolo purtroppo non è un errore di sintassi, quindi il compilatore non ce lo segnala, non si arrabbia. Ma è un errore sicuramente logico, perché non voglio rendere A uguale a B, ma voglio confrontare se sono uguali o no. Quindi attenzione che è un errore abbastanza frequente, che a volte può essere di distrazione, confondere l'uguale singolo, cioè l'assegnazione, con l'uguale doppio, cioè il confronto di uguaglianza. Qui siamo un passo avanti rispetto ai matematici che usano lo stesso simbolo per entrambe le cose. Noi usiamo due simboli diversi perché in realtà sono due cose completamente diverse, trasferire un valore e confrontare due valori esistenti. E poi c'è l'ultimo operatore di confronto che è il confronto di diversità. A è diverso da B e in C si scrive così. Punto esclamativo uguale. Il punto esclamativo in C indica il not, la negazione, il contrario. Però vabbè, a parte ciò che indica, scrive così. A diverso da B, no, non uguale a B. Qualcuno di voi magari può essere abituato, avrà già visto altri linguaggi di programmazione in cui il diverso si scrive così, minore maggiore. In C no, ok? Questo è in C è un errore di sintassi scrivere così. In altri linguaggi invece si usa. Quest'altra vuol dire la stessa cosa, ma chiaramente è una rappresentazione sintattica diversa. Quindi normalmente si tratta, la condizione è un'espressione di confronto. Espressione perché calcola un valore, questo valore è vero o falso. È un valore che può essere solo o sì o no. Quindi questi sono gli operatori possibili. Vedremo nella prossima ora come si possono complicare questi operatori quando volessimo rappresentare delle condizioni più complicate che dipendono non solo da un confronto, ma da una combinazione di confronti. Ok? Dopodiché, il significato dell'istruzione penso sia abbastanza evidente perché traduce esattamente questo diagramma di flusso. Ho un blocco di istruzioni, aperta graffa, chiusa graffa, che vengono eseguite solamente ed esattamente nel caso in cui la condizione assuma valore vero. E quando io scrivo il programma, non so se sarà vero o no, perché dipende dai valori che ci inserirà questo maledetto utente più avanti. Oppure, se la condizione è falsa, vengono invece eseguite le istruzioni che ci sono in queste parentesi graffe. Cosa posso mettere dentro quelle parentesi graffe? Di tutto. Qualunque istruzione eseguibile, qualunque sequenza di tante istruzioni eseguibili, compreso se voglio altre istruzioni if, altre scelte all'interno. Perché magari devo fare no? Una sottoscelta qua dentro. Non c'è problema. Tanto ci sono le parentesi graffe che delimitano benissimo dove comincia e dove finisce questo blocco. Se dentro conterrà un'altra if, questa if avrà anche lei le sue belle copie di parentesi graffe. Non c'è confusione. Siamo solo noi che dopo un po' perdiamo il filo, ma il compilatore non si scompone, anche se annidassimo 10 if una dentro l'altra. Quindi dentro quella coppia di parentesi graffe tra riga 72 e riga 74 possiamo metterci anche 1000 linee di codice, che vengono eseguite solamente se quella condizione era vera nel momento in cui viene valutata. Se invece era falsa, tutta questa parte di programma viene ignorata e si passa direttamente a eseguire la parte sottostante, quella else. Altrimenti, se questa cosa è vera, fai tutte queste cose qui, altrimenti fai quelle altre. Tutta la parte da else in avanti è opzionale, si può anche non scrivere se non dobbiamo fare nulla. Se questo blocco fosse vuoto, anziché scrivere else aperta graffa chiusa graffa con niente dentro,
che si può fare ma è un po' stupido, non si mette l'else. Quindi se è if, aperta tonda e chiusa tonda, la condizione in mezzo, aperta graffa, chiusa graffa, finisce lì. Un if senza else, dipende dai casi. In alcuni casi non c'è niente da fare se la condizione non è vera, e allora non si mette tutta questa parte che ho evidenziato dall'else in avanti. Poi c'è anche l'altra domanda che di solito salta sempre fuori a questo punto, è: ma queste parentesi graffe ho sentito dire che si possono anche non mettere. Sì, è vero. Se il corpo del ramo vero e del ramo falso fossero composti da una sola istruzione, allora sarebbe possibile non mettere le parentesi graffe. Ok? Però io le metterei comunque, sia per chiarezza, sia perché, sai, se domani mi accorgo che mi serve una seconda istruzione, devo ricordarmi di aggiungere le graffe. Quindi io per abitudine le metto sempre per chiarezza, anche se c'è una istruzione sola. L'altra cosa, poi dopo passiamo all'esercizio nostro, su cui io tengo molto, ma non per pallino, ma perché veramente aiuta, è l'ordine con cui viene scritto il programma. E come ordine intendo l'uso soprattutto degli spazi. Al compilatore non interessano gli spazi. Voi potreste scrivere un programma in C tutto su un'unica riga, illeggibile, ma lui l'ha compilato lo stesso, non ha problemi. Gli spazi li costano niente, sono gratis, vengono ignorati dal compilatore, anzi dal preprocessore stesso che li butta via, ma servono a rendere più leggibile il codice. Allora, il fatto che questa istruzione, che qui ho chiamato cosa fare se la condizione è vera, sia eseguita solamente se questa condizione è vera, dal punto di vista semantico, cioè dal punto di vista del significato del linguaggio, è dovuto al fatto che questo è scritto dentro a queste parentesi graffe. E questo nessuno ce lo toglie. Però dal punto di vista visivo, visuale, è facilitato, questa comprensione è facilitata dal fatto che io questa cosa qui l'ho scritta un po' rientrata, no? Incolonnata un po' più a destra. Non l'ho scritta così. L'ho scritta così, gli ho messo un carattere di tabulazione in più, un rientro. E tutte le istruzioni che ci sono qua sotto le incolonno, le tengo belle incolonnate, ma rientrate. In gergo si dice indentate, no? Perché si fa una dentellatura, è una traduzione un po' comoda dall'inglese indentation, to indent il verbo, cioè creare una dentellatura, una scanalatura, nel codice. Allora questo rende a colpo d'occhio visibile, comprensibile che tutte queste istruzioni dipendono da questa. Poi in realtà il compilatore questo non lo sa, cioè non lo guarda, il compilatore guarda le parentesi graffe. Quindi se io anche avessi scritto questa cosa così, il programma si comportava nello stesso modo. Sarebbe stato molto più difficile da leggere, perché a colpo d'occhio non emergerebbe la struttura del codice. Cioè io cerco anche di salvaguardare dentro il codice non solo le istruzioni giuste, ma anche la documentazione. Deve trasparire l'algoritmo che uso. Non posso disegnare il diagramma di flusso, ma posso fare in modo che il codice gli somigli, lo ricordi. Non graficamente, ma ne ricordi la struttura logica. Ok? Quindi io onestamente non comprendo quelli che mi arrivano con un programma scritto tutto in prima colonna, tutto così, dicendo, ma come fai a capire qualcosa? Diventa anche difficile poi, quando il programma si complica, verificare, ma questa parente di graffa aperta a che cosa corrisponde, che cosa sta chiudendo, no? Quindi investite quel mezzo secondo in più per formattare in modo ordinato, corretto il programma, e vedete che poi vi ritorna con gli interessi. Fine della predica. Allora, nel nostro caso,
Eravamo partiti, ci siamo lanciati nel capire come costruire un ramo di scelta all'interno del programma perché ci dava fastidio questo più. Beh, allora a questo punto lo scrivo qua vicino, poi la parte sotto la commentiamo. Qual è il discriminante? Oh, perdono. Che mi permette di decidere se faccio una cosa oppure l'altra. E dicevamo se il valore di m è un valore negativo. N può essere quello che voglio, il primo numero, non mi interessa, ma se m è negativo, quindi se m è negativo, se m è negativo, fai questa stampa senza mettere il simbolino di più, altrimenti fai la stampa usando il simbolino più. Dopodiché applico subito quello che mi sono detto o che vi ho raccomandato, queste cose qua dobbiamo allinearle correttamente. Quindi col tasto di tabulazione oppure shift tabulazione spostate avanti e indietro direttamente un blocco di righe selezionate, quindi anche una cosa veloce. Se m minore di 0 stampo quel messaggio senza indicare il simbolino più, se m altrimenti, quindi se è maggiore o uguale a 0, stampo il messaggio, quello originale, col simbolino più. Quelli che hanno il computer davanti, le parentesi graffe le avete trovate tutti? Eh? Sì. Adesso le disegnano anche sulle tastiere italiane. No? Fino a qualche anno fa sulla tastiera italiana non era disegnata, quindi la gente diceva, dov'è? Vedo la graffa, c'è la quadra ma non la graffa. Sono sullo stesso tasto con lo shift. Allora, questo programma adesso possiamo cancellare le nostre prove, o meglio, commentarle, e lasciare solo più quella definitiva. Commento anche tutto sotto. E compiliamo. Allora, proviamo a inserire due numeri positivi, che sono 3 e 4, il risultato di 3 più 4 vale 7. Riprovo con dei numeri di cui il secondo è negativo, 4 e meno 3, il risultato 4 meno 3, non c'è il più questa volta, vale 1. Dopo l'intervallo facciamo questo. Alle 4 e un quarto si riprende.